Ciao a tutti, avevo un pezzo di legno e ho deciso di fare questo giaguaro con il pirografo. Dopo aver lisciato il legno, ho riportato il disegno con tutte le macchiettine e comincerò a lavorare con il pirografo. Utilizzerò questo pirografo, un pirografo con la regolazione della temperatura e le punte a filo. Prima di tutto riporto il contorno con questa che è la punta più fine. Faccio una prova su una tavoletta di legno di scarto per vedere se la temperatura è quella corretta. E poi comincio a fare un tratto molto sottile per riportare il contorno. Questo è un legno di abete con delle venature molto molto evidenti e pesanti. Non sarà facile pirografarlo proprio perché non è completamente liscio e le venature si vedono e purtroppo creeranno dei problemi, però ho deciso di provare comunque.
Una volta riportate le linee principali, cambierò la punta e utilizzerò questa punta piatta. La punta si sostituisce in questo modo e poi si devono avvitare due viti con il cacciavite già incluso con il pirografo. Naturalmente a pirografo spento. Una volta acceso il pirografo, faccio una prova ancora su una tavoletta di legno di scarto per vedere qual è la temperatura più adatta. Alzo ancora un pochino. La regolazione è molto precisa. Ecco, questa mi sembra la temperatura giusta. Inizio a lavorare sul giaguaro.
In questa parte si vede proprio come si scioglie la resina con il calore della punta del pirografo e sia un po' più difficile riuscire a lasciare la traccia scura. Ci vuole un po' di pazienza, bisogna insistere nei punti in cui è proprio difficoltoso. Ogni tanto devo pulire la punta passandola su un pezzo di legno perché si impasta di resina. Il lavoro è piuttosto lungo. Se vi interessa, continuate a seguirci perché farò un altro video con la parte conclusiva e il risultato finale di questo lavoro. Se non avete ancora il vostro pirografo, vi consiglio di visitare il nostro sito elettronicadidattica.com, nel quale sono presenti i nostri pirografi, tutti prodotti di alta qualità, made in Germany, sicuri, affidabili, di grande precisione, con cui io lavoro e mi trovo molto bene. Se siete alle prime armi, potete anche acquistare il mio libro La tecnica della pirografia, lo trovate sul nostro sito presso l'editore Sandit oppure sui maggiori portali di vendita online. Si tratta di un libro proprio per chi è alle prime armi e vuole imparare questa nuova tecnica. Vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto anche per proseguire questo lavoro e vedere il risultato finale. Ciao a tutti, a presto!